Perché appunto riprendiamo la questione maternità, ma dal punto di vista della fecondità, visto che appunto anche qual è l'età che continua ad avanzare, e anche le scelte, perché ci sono anche delle scelte personali, e quindi lo vogliamo appunto capire dalla professoressa Alessandra Minello di Demografia Sociale del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Provo a vedere se riesco anche a condividere. Forse si sente abbastanza. No, ne faccio una questione di condivisione in questo momento. Allora, In teoria sì. Vediamo. ora dovrebbe essere che. Ok, ora lo vediamo. Ok. Potrò alzarmi? Non lo so, Sì, io mi alzo con questo però a nel questo dubbio. punto, vediamo un attimo se lo accendiamo. Allora, Dovrebbe. grazie. No? Vabbè, io No, no, parto. sì, dovrebbe Ok, funzionare. dovrebbe funzionare. Sì, Eccolo. benissimo. Buongiorno, allora, grazie Giuliana Fortesi per aver organizzato questa giornata, grazie al Dipartimento, Elena, sempre preziosa. Sono felicissima che le colleghe abbiano svelato i tabù del lavoro e dello stipendio da una parte e quello della cura dall'altra, perché questo mi lascia lo spazio per fare la demografa e quindi di parlare del tabù della fecondità. E in particolare per parlare delle giovani e del loro rapporto, diciamo, mettiamola così, anche se poi vedremo che è una questione complessa con la fecondità. Tra l'altro è un onore farlo in presenza di Fausta Ongaro, demografa del nostro dipartimento, e chiaramente, giustamente da demografa, mostro lo strumento principe della demografia, che è la piramide di popolazione. Questa che, come vedete, formalmente è una piramide, in realtà ora di piramide ha veramente poco. Si chiama così proprio perché dovrebbe avere una forma piramidale, quindi ampia alla base. E più stretta verso l'alto rappresenta la popolazione divisa per sesso, quindi maschi e femmine. In questo caso si tratta di dati Istat sul 2021 e 2022. Questa forma di piramide è stata abbandonata da Mo in Italia e, come dice un altro demografo, Francesco Billari, in realtà questa è più la forma di una nave piuttosto che di una piramide. E quindi questi giovani e queste giovani di cui noi parliamo in realtà stanno qui sotto. Sono poche, sono pochi, rispetto a una parte di popolazione estremamente, estremamente ampia. E questo da una parte fa ricadere su di loro la responsabilità della fecondità, dovete fare tanti figli, perché altrimenti come paghiamo le pensioni? Dall'altra in realtà li pone in una situazione diversa, anche come presenza nel mercato del lavoro. Hanno dalla loro parte, chiaramente un mercato del lavoro che ha le caratteristiche che sappiamo e che di cui Azzurri e Antonella hanno parlato approfonditamente, quindi è sbilanciato, quindi con molta precarietà, ma hanno anche una forza dal punto di vista demografico. Sono pochi e quindi il lavoro per loro diventa potenzialmente più facile, almeno da trovare. O almeno lo saprà chi sarà in futuro. O in realtà lo è già, questi sono dati IMSS, è uscito l'altro giorno. Proprio l'altro ieri, il rapporto INPS annuale sulla partecipazione al mondo del lavoro. Questa è una tabella presa esattamente da questo rapporto. E che cosa ci dice il rapporto per la popolazione giovane? Ci fa vedere come è cambiata la partecipazione nel mercato del lavoro a seconda dell'età, il tasso di occupazione nel tempo. Ci dice come è aumentato nel tempo, nel momento in cui ora. Qui non l'ho riportata, ma se vedessimo anche la popolazione giovane, vedremo che effettivamente questa partecipazione è cresciuta. Chiaramente ci sono stati periodi di stagnazione, abbiamo avuto la grande recessione, abbiamo avuto il Covid. Vediamo che l'occupazione maschile sostanzialmente rimane stabile, l'occupazione femminile aumenta, l'occupazione anche giovanile aumenta. Chiaramente, come ben raccontato da Azzurra, Azzurra Rinaldi, non è soltanto una questione di presenza, ma certamente se parliamo
esclusivamente di occupazione femminile che è legata alla fecondità e di occupazione femminile anche giovanile che è legata alla fecondità, questo ha un ruolo. Perché c'è un ruolo? Perché noi sappiamo dalla letteratura demografica che la relazione tra partecipazione femminile al mondo del lavoro e fecondità ora è diretta, quindi tanto più le donne sono presenti nel mercato del lavoro, tanto più nascono figli, tanto più la fecondità è alta. È sempre stato così, no? Decenni precedenti a questi ultimi, mettiamola così, la relazione era inversa. La cura, nel momento in cui la cura era esclusivamente sulle spalle delle donne, lì la fecondità era più alta. Oggi serve per avere dei figli, perché ci sia una fecondità più alta, servono coppie di lavoratori, ma con una caratteristica: lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro giovanile cresce, quindi abbiamo tendenzialmente, potremmo dire che abbiamo risolto la questione della fecondità. Sicuramente nasceranno più bambini perché ci sarà sempre più lavoro giovanile, i giovani magari avendo questa forza demografica saranno più sicuri in futuro, quindi abbiamo risolto la questione. Chiaramente non è così, chiaramente non è così semplice la questione, anzi è particolarmente complessa. E ora ve la racconto partendo da dei titoli di giornale. A maggio dell'anno scorso è uscito un report che si chiama Indagini bambini e ragazzi dell'Istat, che ha generato questi titoli. Istat, il primo è un titolo di Avvenire, no, uno è di Avvenire, l'altro è di ANSA. Istat, i ragazzi hanno una gran voglia di famiglia e figli, ma il futuro è incerto. Istat, ripresa demografica possibile, il 69% dei giovani vuole figli. Dal punto di vista demografico, uno dice: oi boh, non si sono accorti che il 30% che rimane non ne vuole o non sa se ne vuole. E provate a pensare in un paese come l'Italia, in cui c'è questa centralità della famiglia, avere una percentuale così alta di giovani che non sa o non vuole figli, quanto è un cambiamento rispetto al passato. E io ho detto: ok, ma strano che l'Istat non se ne sia accorto. E infatti poi andiamo a vedere che cosa realmente ha scritto l'Istat e non ha propriamente scritto questo. Nel report si legge, emerge che mentre il 69,4% dice di volere dei figli, non vedo aspettate, vediamo se riusciamo togliere questa immagine così lo leggiamo per bene. Il 21,8% è indeciso, l'8,7% dice di non volerle. Tra le ragazze è leggermente più alta la quota di coloro che non vogliono figli, 10,3%, e vabbè, poi parlano degli stranieri, insomma vado a approfondire la questione. Ma soprattutto in un paragrafo sotto dicono: per quanto possa sembrare azzardato confrontare le legittime aspirazioni giovanili con la realtà odierna, è utile prendere a riferimento una reale generazione di donne che ha da poco concluso la sua esperienza riproduttiva, le donne nate nel 1973. Tale coorte femminile ha messo al mondo 1,46 figli a testa, tra di loro il 78% ha avuto almeno un figlio, cosicché il fatto che solo il 69,4% dei giovanissimi abbia espresso di volere dei figli lascia intendere la necessità di dover creare le condizioni affinché almeno una parte di indecisi sia portata a cambiare idea in futuro. Beh, mi sembra un po' diverso quello che c'è scritto nel report di Istat rispetto a quello che è stato riportato poi dai giornali. Ma siamo nell'ambito di cui si diceva prima, di cui sicuramente diceva Azzurro, la questione della fecondità, la narrazione in termini di fecondità non è chiaramente neutra, non è neutra neanche rispetto al genere, perché chi mai avrà la responsabilità di volere necessariamente avere questi figli? Chiaramente ricade principalmente sulle donne. E quindi il legame, diciamo, tra fecondità
E giovani non è così semplice. Infatti la dimensione del lavoro, che come abbiamo visto prima è crescente, che come abbiamo visto prima è quella su cui vengono focalizzate, viene focalizzata gran parte dell'attenzione, non è sicuramente l'unica dimensione che dobbiamo andare a vedere. Sì, è vero, affinché ci sia... Affinché ci sia la fecondità più alta, è chiaro che, ci debbono, che la dimensione del lavoro conta, ma sicuramente non è l'unica che conta. E quindi se parliamo di tabù, in realtà è proprio questa nuova generazione che ce li svela un po' alla volta questi tabù. Ora la letteratura demografica sta iniziando a tener conto di altre dimensioni rilevanti nel momento in cui guardiamo alla fecondità. L'incertezza sicuramente gioca un ruolo. Ci sono tematiche nuove che vengono studiate all'interno della ricerca, per esempio il legame tra il fatto di aver vissuto la massima incertezza attraverso la pandemia globale e gli andamenti della fecondità. Ad esempio, attraverso lo studio del legame tra cambiamento climatico e fecondità, che soprattutto tra le nuove generazioni è un tema che emerge nel momento in cui si considera l'idea di avere eventualmente un figlio. Chiaramente, gioca un ruolo anche, la cura sbilanciata, il fatto che ci sia, una questione culturale, come ci ha raccontato Antonella prima. Che ci schiaccia, che schiaccia in particolare le donne attraverso il mito della madre, attraverso questa necessità di essere performanti sia nel lavoro sia nel tempo della cura, una cura che deve essere assolutamente intensiva non è uno stimolo alla genitorialità ed è in questo contesto che i giovani e le giovani crescono. Assimilano, ricevono messaggi e chiaramente costruiscono anche le loro intenzioni di fecondità. Abbiamo detto prima, ha detto prima Antonella Inverno, bastano gli asili nido, no? In realtà, perché molto spesso si pensa che quando ci sia, si debba pensare a quali sono le strutture da mettere in piedi per stimolare la fecondità, sia sufficiente pensare ai servizi in età 0-3. In realtà, di recente, Scherrer e colleghi, replicando uno studio che in passato dimostrava un legame positivo tra la presenza di servizi di cura e fecondità, appunto dimostrava questo effetto positivo, loro lo replicano con dati più recenti e vedono che l'effetto non c'è più. Quindi anche la questione di considerare i servizi solo su questa dimensione non basta più, non basta per le generazioni di adesso. Chissà se potrebbe bastare per le generazioni più giovani. Generazioni più giovani, tra l'altro, che hanno una prospettiva ancora diversa. Se queste sono le dimensioni che ora si stanno studiando, insieme ad altri, ovviamente, si parla anche di parità nel momento in cui si studia la fecondità, si parla di esperienze legate alla genitorialità per capire la fecondità. Per i giovani e le giovani, il tabù della genitorialità viene in qualche modo proprio messo in questione, cioè anzi viene messo in questione il tabù della non genitorialità. Ho preso un paio di lavori che mi sembrano particolarmente interessanti. Uno è di Francesca Luppi, un lavoro che è ancora in divenire, e uno poi ve lo racconto di Anna Rothkirk, in cui si guarda proprio quali sono le aspettative rispetto alla genitorialità delle giovani generazioni. Quindi un po' si lega a quei dati dell'Istat di cui parlavamo prima. Attraverso i dati dell'Istituto Toniolo, che cosa vedono Luppi e colleghi? Vedono che è possibile, cioè che alla domanda pensi che avrei una vita pagante anche senza figli? La risposta da parte dei giovani adulti senza figli, per un terzo di loro, è positiva, cioè loro pensano che la loro vita potrà essere appagante anche senza genitorialità. Infatti, gli autori dicono: Acceptance of childlessness lifestyle among young Italians, usano questa frase.
dicono che anzi, chi si aspetta di avere una famiglia tradizionale è ancora meno motivato ad avere figli, probabilmente perché sa che le condizioni ideali sono facilmente raggiungibili, perché se ci si pone in testa che per avere un figlio ci debbano essere tutte le condizioni di cui abbiamo detto prima, quindi lavoro, non solo lavoro, ma anche lavoro stabile, una certezza verso il futuro, quindi non l'incertezza che ci hanno mostrato gli ultimi tempi, sia lavorativa, sia legata al Covid, sia anche ad altre esperienze, pensiamo alle esperienze belliche, chiaramente queste condizioni sono ancora più inarrivabili. C'è una sorta di cambiamento nell'attitudine verso la genitorialità che diventa uno dei possibili percorsi di vita. È una questione che dobbiamo tenere a mente, soprattutto nel momento in cui si pensa, per esempio, a delle politiche che da una parte tengano conto dei nuovi tabù o dei tabù che cadono, dall'altra che tengano conto di tutte le dimensioni che servono se l'obiettivo è aumentare la fecondità. Poi magari ne parliamo nella tavola rotonda se l'obiettivo deve veramente essere aumentare la fecondità oppure accettare la libera scelta di essere o non essere genitori, parliamone dopo. Quello che mi preme sottolineare è che siamo in un momento di grande cambiamento. Le generazioni giovani crescono in un, le nuove generazioni crescono in un contesto che, da una parte, narra la genitorialità come un momento estremamente complesso, perché di fatto lo è, dall'altra, fanno rientrare nel loro percorso di vita anche altre dimensioni, anche una concezione diversa, per esempio del tempo, in cui non c'è soltanto il tempo del lavoro e il tempo della famiglia, ma c'è come centrale il tempo individuale. Crescono in un contesto in cui, e qui cito il lavoro di Anna Rothkirch relativo alla Finlandia, ma in generale possiamo riflettere anche su quello che sta succedendo sugli altri paesi europei, mi riferisco ai paesi nordici in questo caso, ma sappiamo che poi i grandi cambiamenti che avvengono in quei paesi, anche se lentamente, poi si spostano verso anche altri paesi, anche verso il sud dell'Europa. Siamo in un contesto in cui aumentano le persone cosiddette child free, quindi le persone che di figli non ne vogliono perché non fanno parte del loro percorso di vita, in tutti i gruppi sociali. C'è un bellissimo lavoro della nostra collega qui, Maria Letizia Tanturri, insieme a Letizia Mencarini del 2008, che parla proprio delle donne child free nel nostro paese, che racconta bene quanto sia un gruppo ampio dal punto di vista culturale, ampio dal punto di vista delle dimensioni che stanno dietro la decisione di non avere figli. È un lavoro che, diciamo, integrato con questi nuovi dati, darebbe quelli sull'Italia, ma soprattutto quelli sulla Finlandia, darebbe uno sguardo ancora più ampio rispetto a come la genitorialità o l'aspettativa rispetto alla fecondità stia cambiando nel tempo. Tra l'altro, la generazione dei giovani, delle giovani, soprattutto delle giovani, è una generazione che cresce sentendo temi nuovi rispetto alla genitorialità. La genitorialità che viene sempre più ritardata, come diceva Antonella Inverno prima, abbiamo una quota importante di neogenitrici in Italia oltre i 40 anni. Siamo vicini al 10%, siamo tra i paesi più alti in Europa per percentuale di figli, di primi figli nati dopo i 40 anni. Significa che entra nel discorso generale dei media. Il tema della fecondazione assistita, il tema del social freezing, che significa la congelazione degli ovuli, che è una prospettiva che i giovani e le giovani in questo caso, hanno di fronte a sé, cosa che in passato, di fatto non era. E quindi le questioni legate alla fecondità stanno cambiando. Dobbiamo continuare ovviamente a fare ricerca, però ciò per cui io ringrazio Giuliana oggi è perché parlando di tabù e parlando di tabù anche e dando l'opportunità di parlare di tabù anche a livello demografico, significa, dal punto di vista di ricercatrice,
aprire a un mondo della ricerca molto ampio, in cui i temi sono diversi e che può mettersi anche al servizio della costruzione di politiche più ampie, più estese, ma che considerino anche le giovani generazioni. Questo lo facciamo insieme a Antonella Inverno ogni anno, ormai da 2 anni, scrivendo il rapporto Save the Children, le equilibriste. Azzurra lo fa da sempre perché ha un'attenzione enorme alle giovani e alle giovani generazioni, però insomma momenti come questi sono importanti anche per condividere questo spazio di apertura rispetto a tutti questi tabù. Vi ringrazio.